Ammontano a 100.000 euro i lavori eseguiti dall'amministrazione comunale di Gragnano, principalmente concentrati nei locali della scuola primaria, perché quelli della media non presentano particolari criticità, per garantire agli studenti il distanziamento e la presenza in sicurezza. Ci siamo attivati fin da subito per individuare quali erano gli edifici che presentavano maggiore criticità e quindi abbiamo individuato l'edificio che ospita la scuola primaria. E poi abbiamo recuperato le risorse utilizzando alcune opportunità che il governo ha offerto, cioè la rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, la sospensione della quota capitale dei fondi MEF, e abbiamo recuperato circa 100.000 euro. Da quattro aule adiacenti ne sono state ricavate due, mentre dall'ampio spazio mensa sono stati ricavati due locali, un'aula e un'area per l'accoglienza. I nostri bambini che devono arrivare prima a scuola perché i genitori non possono portarli nell'orario di apertura vengono accolti e ospitati qua, come vedete, dove ci sono appunto dei banchi distanziati affinché appunto gli stessi bambini che appartengono a classi diverse non siano troppo vicini e quindi non vengano meno alla regola del distanziamento. Altri lavori sono stati realizzati nei locali in passato occupati dall'appartamento del bidello, ricavando un'aula e la sala dedicata all'isolamento di eventuali casi sospetti. Sono stati inoltre ristrutturati i bagni e adeguati gli impianti elettrici. Eseguiti anche altri interventi come tinteggiatura di aule, sistemazione dell'area esterna, acquisto di tende oscuranti e altre attrezzature da esterno,